Buonasera e bentornati al Palasport di Vittoria Puana. Mentre stanno facendo l'ingresso in pista le due squadre che si affronteranno stasera, chi vi parla è Gabriele Buffoni in sostituzione dell'amico Fabrizio Ercolini, che qui auguriamo subito di rimettersi il prima possibile. Siamo qua a raccontare la partita tra GDS Impianti Forte dei Marmi e BDL Correggio, valida per la sesta giornata di un campionato di Serie 1 che dopo un mese di sosta dovuto agli impegni della nazionale maschile senior all'europeo di Paredes torna a far parlare di sé e torna appunto con una sfida, quella tra Forte dei Marmi e Correggio, che subito è importante per la squadra di Alberto Orlandi per tornare a riprendere il ritmo che nelle prime 5 giornate era riuscita ad imbastire. Qua accanto a me coinvolgo subito l'amico e collega Giulio Arnolieri. Giulio, che partita ti aspetti, e anche questo Correggio, insomma, che impressioni ti ha fatto in una partita come questa, che tra l'altro c'era l'insidia di dover spezzare di nuovo gli indugi e rompere poi il ghiaccio? Sì, buonasera anche da parte mia e un saluto subito a Fabrizio Ercolini con l'augurio di riaverlo il prima possibile di nuovo qui in piena forma. Sì, è una partita importante perché appunto è come un nuovo inizio e soprattutto perché il Forte dei Marmi, che è logicamente il favorito per il fattore campo, per il potenziale tecnico, per la posizione di classifica, però sappiamo che talvolta trova qualche difficoltà con formazioni che diciamo di seconda fascia, che però chiudono, sanno chiudersi molto bene. Quindi è una partita importante da questo punto di vista. Il Forte Ram è chiamato a continuare quella serie positiva che aveva imbastito, come dicevi giustamente te Gabriele, prima dello stop. Il Correggio più che altro, ecco, deve intanto cercare di far cancellare il ricordo della pesante sconfitta con cui si è congedato dalle prime 5 partite in casa contro il Follonica in doppia cifra. Intanto ora le squadre, dopo il consueto saluto di rito, dedicheranno un minuto di silenzio per la scomparsa di Eugenio Leoni di Breganze, ex storico commissario tecnico della nazionale italiana e anche grande fautore della crescita del tutto il movimento breganzese dell'hockey su pista. Oltre a questo ci sarà anche purtroppo una seconda occasione per dedicare questo minuto di silenzio anche in memoria della madre di Marco Verona, dirigente del Versilia Hockey Forte, insomma persona che nell'ambito hockeyistico e qua a Forte dei Marmi è molto conosciuta. In attesa che appunto si onori questo minuto di silenzio, andiamo rapidamente alla lettura delle formazioni che si affronteranno dirette dalla coppia arbitrale composta da Simone Brambilla di Agrate Prianzi e Carlo Iuorio di Salerno, il GDS Impianti Forte dei Marmi con Riccardo Ognata tra i pali, poi Pedro Gil, Sergio Festa, Lorenzo Giovannetti, Domenico Illuzzi, Savi Rubio, Marti Casas, Giacomo Maremmani, Elia Cinquini e il secondo portiere Leonardo Bertozzi. BDL Correggio invece con il portiere Fabio Errico e il secondo portiere Nicolò Salinas, Andrea Fantozzi, il capitano Enrico Zucchiatti, Max Thiel, Gabriel Tudela, Diego Casari, Alvaro Sorio, Alessio Caroli, Edoardo Righi. Andiamo adesso ad onorare anche noi questo minuto di silenzio. Riprendiamo qua la cronaca dal Palasport e andiamo appunto a presentare un po' questa partita, no? Tu Giulio giustamente avevi detto un po' la difficoltà sta lì nel rompere di nuovo il ghiaccio, un nuovo inizio, dall'altro Correggio che ricordavi giustamente non ha avuto un inizio granché fortunato di campionato, però eccezion fatta per quel 14-5 subito in casa contro il Follonica, tutti gli altri risultati sono sempre stati di misura, anche le sconfitte, ricordiamo andando a ritroso il 3-5 subito contro
contro il Sarzana, il 5-4 subito a Valdagno, poi la vittoria 5-4 sul Sandrigo e poi l'esordio, sconfitta 3-2 a Montebello. Tutti i risultati comunque molto in bilico, tra l'altro Sandrigo e Montebello sono i due grandi rimpianti di questo Forte dei Marmi, che avrebbe vinto tutte le partite tranne queste due, 3-3, i quattro punti di fatti lasciati sul campo dalla squadra di Alberto Orlandi. Andiamo a vedere anche i quintetti, se riusciamo a recuperarli. Forte dei Marmi con Riccardo Ognata, Pedro Gil, Elia Cinquini, Domenico Iluzzi e Xavi Rubio, quintetto, a mio avviso, Giulio, ti chiedo subito un commento, abbastanza standard per la squadra di Orlandi. Sì, non c'è Casas, quindi diciamo un po' meno offensivo di quello che ci si potrebbe attendere con una partita sulla carta in cui il Forte dei Marmi è favorito, però giustamente bisogna vedere come partirà come partiranno le due formazioni. Intanto, se vuoi dare le letture del quintetto, comunque intanto fra i vari giocatori vediamo già in pista Osorio, l'ex del Sarzana. Esatto, il quintetto del Correggio è composto da Fabio Errico tra i pali, poi Andrea Fantozzi, Enrico Zucchiatti, appunto il capitano, Alvaro Osorio, che ricordavi tu, ex Sarzana, e anche il tedesco Max Thiel, che anche lui fresco dall'Europeo di Paredes, tra l'altro proprio con l'Italia ha segnato una delle reti con la Germania, l'unica rete tedesca di quella partita. Andiamo però sulla cronaca diretta con Xavi Rubio, che cerca di portare pallina sulla corsia di sinistra, arretra poi per Pedro Gil, che scambia con Domenico Iluzzi, il più prolifico del Forte dei Marmi finora, l'ex capitano dell'Odi. Ancora Pedro Gil gestisce, non trova sbocchi, quindi torna da Elia Cinquini. Ancora la botta di Elia Cinquini, insidiosa, non particolarmente potente, ma ha costretto Fabio Errico intanto all'intervento. Dall'altra parte ci ha provato invece il numero 5 Enrico Zucchiatti a impegnare Ignata, sempre pronto tra i pali. Ancora Pedro Gil, risponde Errico con prontezza, ma pallina ancora del Forte dei Marmi. Pedro Gil, Xavi Rubio, ragiona per vie arretrate il Forte dei Marmi, scambiano Cinquini e Iluzzi. Pedro Gil, l'unico giocatore in profondità, cerca di fare un po' il regista della situazione. Xavi Rubio pensa al tiro, poi cambia Elia Cinquini senza troppe pretese, fa sua Zucchiatti. Cerca di ragionare, alta la pressione però del Forte dei Marmi, scambia con Osorio. Ancora Osorio sulla corsia di sinistra, poi arretra, si accentra, scambia ancora con Zucchiatti, cerca il movimento intanto Fantozzi, che si fa vedere, scusate, Max Thiel, si fa vedere, viene servito. Ancora Osorio, prova a girarsi, lo mura però bene Iluzzi, prende pallina il Forte dei Marmi. Iluzzi, c'è Pedro Gil accanto a lui, prova un po' la soluzione personale. Cinquini gli fa cenno di attendere, quindi arretra il Forte dei Marmi, scambiano Cinquini e Pedro Gil. Ancora Forte dei Marmi, sempre nella gestione della sfera, molta calma da parte dei giocatori di Orlandi, non stanno forzando eccessivamente il ritmo, Giulio. Sì, anche perché insomma si era visto subito che quando all'inizio aveva forzato c'è stata subito una ripartenza molto insidiosa della squadra emiliana, quindi è chiaro che ci vanno un po' coi piedi di piombo, e forse anche il discorso di aver per il momento, questo è un fallo netto di Thiel su Cinquini. E dicevo, forse anche questo discorso di aver iniziato con una, diciamo, teoricamente una punta pura soltanto e tre giocatori più di manovra come Cinquini, Rubio e Iluzzi può voler dire anche questo. Sì, un avvio abbastanza cauto quello della squadra di Orlandi, che ha subito il primo fallo di squadra di questa partita. Ricordiamo, insomma, per i neofiti di questo sport, a quota 10 i falli di squadra si concede un tiro diretto all'avversario. Quindi anche questi sono poi nell'economia di un incontro molto importanti, anche perché nell'hockey moderno poi i tiri piazzati e i tiri diretti sono sempre più importanti. Torniamo però con il Forte dei Marmi a recuperare pallina. Iluzzi, molto bene in partita in questo avvio di gara, soprattutto dal punto di vista difensivo. Qua rischia qualcosa, ma c'è Xavi Rubio che ha provato la giocata in tutta di prima. Ci ha messo una pezza Errico all'ultimo secondo. Bella questa stoccata del Forte dei Marmi. Iluzzi dietro porta, prova a proseguire l'azione offensiva, ci prova tutto da solo, ma il primo palo viene difeso bene dal portiere emiliano e dunque riparte dal retrovie il Forte dei Marmi con Cinquini, che scambia ancora con Xavi Rubio. Fare da registi i due giocatori più difensivi forse della formazione di Orlandi. Ancora Cinquini,
prova la botta dalla distanza Enrico con i guantoni, attenzione perché c'è il Luzzi servito da Pedro Gil, troppo generoso però l'ex capitano del Lodi in questa occasione, poteva tentare la conclusione, ha tentato invece l'1-2 col compagno che in realtà stava già tornando a coprire, non è andata, ma Forte dei Marmi molto molto presente in avanti. Correggio che oltre a quell'incursione di Zucchiatti per il momento non ha creato grossi problemi dalle parti di Ignata, ma recupera Savi Rubio una pallina al centro della pista, recupera però bene altrettanto Osorio in copertura, facendo ai suoi compagni di ragionare nella manovra, scambia quindi con Fantozzi che ricordiamo in questo avvio di campionato è il capocannoniere della squadra emiliana, 7 reti, 8° nella classifica cannonieri generale della Serie 1, molto meno prolifico invece il Forte dei Marmi, se vogliamo Giulio un po' il tallone d'Achille, il più prolifico è stato come ricordavamo prima Domenico Illuzzi, 5 reti, ma è addirittura 18° il primo giocatore appunto del Forte in qualità realizzative. Eh sì, mancano un po' le reti di Marti Casas che lo scorso anno a parte aveva anche come compagno di reparto Ambrosio che vinse poi la Stecca d'Oro, però era partito con un altro ritmo di segnature, quest'anno sappiamo che ha iniziato in condizioni precarie e quindi dovrebbe a questo punto essere vicino alla miglior forma, infatti aspettiamo apposta di vederlo per vedere che tipo di Casas vedremo questa sera, anche se già nelle ultime partite si era fatto vedere con forse non molta fortuna ma con molta presenza in avanti. E proprio parlando di ultime partite, a Sarzana era arrivato proprio il gol, il primo gol di Marti Casas quest'anno, ovviamente ci auguriamo tutti che possa tornare ai livelli che ci ha abituato a vedere negli ultimi anni. Intanto ancora il BDL Correggio che prova ad orchestrare, ma pressione altissima del Forte dei Marmi, Cinquini stava tampinando Max Thiel, non gli stava dando fiato. Ancora Correggio, non trova però spazi, quindi torna indietro da Max Thiel che prova la botta, Agnata c'è però. Allora Cinquini prova a portare via al tedesco la pallina, ci riesce, mettendoci un po' il fisico, si lamenta Max Thiel, ma tutto regolare secondo la coppia arbitrale, quindi ancora Illuzzi, poi Cinquini, scambia con Pedro Gil, molto arretrato in questo caso il campione spagnolo, prova però un interessantissimo assist per Cinquini che non si intende con il catalano e non arriva poi la sua stecca a impattare la pallina, interessante spunto ma nulla di fatto ancora per il Forte dei Marmi. Cinquini prova ad addomesticare una pallina che l'ha colto un po' impreparato, Illuzzi sulla corsia di destra scambia con Pedro Gil che poi torna indietro ancora da Savi Rubio, pensava al tiro poi ha scambiato con Illuzzi, ancora Pedro Gil potrebbe anche tirare da quella posizione, scambia con Cinquini, anche lui tiro potente ma per il momento poca precisione. Chiamato in causa ancora Savi Rubio, 7 secondi alla fine dei 45 per il tiro, arriva pallina forse anche un po' alta, Enrico la devia, Illuzzi poi non riesce a addomesticarla, quindi Correggio ancora con Osorio. Fantozzi cerca un pertugio per qualche compagno, ma molto arretrata la manovra del Correggio che fatica un po' a trovare gli spazi. Intanto Osorio si lamenta per un contrasto con Illuzzi e Pedro Gil rimpalla la pallina di Fantozzi. Correggio ancora costretto sulla linea di metà pista. Zucchiatti, Max Thiel prova la percussione in solitaria, sta affilata diagonale, alta però sopra la traversa, ancora Correggio in manovra ma più 3 secondi e di fatto arriva poi il fischio arbitrale, perché vediamo che gli arbitri vanno a spiegarsi anche con Rubio che è andato a riprendere la pallina. Quindi batterà in posizione di attacco il Forte dei Marmi questa ripresa del gioco. Savi Rubio avvicino Illuzzi, lo serve ancora Rubio nelle retrovie, fa triangolo con Pedro Gil, Cinquini che fa una specie di blocco da punta vera, poi è un po' defilato per tentare il tiro, va dietro porta, serve ancora Pedro Gil che però non riesce a trovare il controllo sulla pallina, attenzione Max Thiel tutto in solitaria, Max Thiel il palo! E poi il gol, credo, anche se no, ha fermato l'arbitro prima che la pallina superasse la linea di porta. Qua brivido per il Forte dei Marmi, intanto vediamo il replay di quello che ancora è Pedro Gil che però non riesce a trovare il controllo sulla pallina. Attenzione, Max Thiel, tutto in solitaria, Max Thiel! Alza e schiaccia, ha colpito il paro, poi la pallina ha toccato la schiena di Ignata, l'arbitro ha bloccato il gioco quando Ignata si è steso sulla pallina e poi la pallina in realtà è rocambolata, è scivolata oltre la linea di porta.
poteva essere il pericoloso vantaggio del Correggio, che Giulio, come ricordavi tu, due azioni, entrambi in contropiede, ma entrambi pericolosi. Ma sì, ma anche perché poi nell'hockey di oggi, nell'hockey italiano di questi ultimi anni, no? Da quando appunto c'è un grande equilibrio nei campionati, è difficilissimo, intanto un pattino involontario in area di Cinquini, è difficilissimo che anche se c'è un notevole divario di classifica fra due squadre, poi questo divario in pista in certi momenti si veda, no? Queste sono le classiche partite in cui magari se uno riesce a sbloccarla, cioè se la squadra sulla carta più forte riesce a sbloccarla, poi la partita si mette abbastanza bene. Però quando, come in questo caso, intanto è un intervento Rignata che anticipa Zucchiatti, dicevo, quando la squadra sulla carta meno dotata riesce però a imbastire un controllo difensivo come sta facendo il Correggio ora, è chiaro che le cose per la squadra teoricamente favorita non sono poi facilissime, come stiamo vedendo. Eh sì, infatti il Forte dei Marmi tanto presente in avanti, ma poi di fatto poche davvero le azioni pericolose per il momento imbastite dai rossoblù, che tentano di ripartire dalle retrovie, ma viene fermato il gioco per pallina alta, se non ho interpretato male il segno arbitrale del signor Brambilla, che intanto discute a distanza con Pedro Cil. Il gioco intanto è ripreso con Fantozzi, cerca di addomesticare Pallinao e provare a bruciare sullo scatto Xavi Rubio, che però lo controlla. Scambia dunque con il numero 9 Max Tiel, l'autore dell'azione più pericolosa per il momento della partita. Tanto qua errore di Zucchiatti, che si fa fregare pallina da Cinquini, scambia con Rubio, che però ancora una volta non arriva al tiro, riparte dalle retrovie con Pedro Cil. Manca un po' di coraggio, sembra, il Forte dei Marmi, troppa cautela, che va bene, è che bisogna rirompere il ghiaccio, ma servirebbe qualche tiro in più. Il Luzzi intanto ancora sulla sinistra cerca un compagno in mezzo all'area, ma c'è solo Cinquini che fa un taglio abbastanza debole, quindi ancora scambio con Xavi Rubio, ancora il Luzzi prova a trovarsi lo spazio per il tiro, invece scambia con Cinquini, che però interpreta male. Dunque ancora a gestire sfera il Forte dei Marmi dalle retrovie con Xavi Rubio, che arriva un tiro insidioso, non troppo potente. Enrico la controlla così e così, pallina che però viene deviata quanto basta per tornare possesso delle stecche correggesi. Max Thiel prova la profondità a cercare Zucchiatti, che arriva un po' in ritardo sulla sfera, lo recupera anche il Luzzi, quindi costretto di nuovo a ragionare il capitano del Correggio. Va da Max Thiel ancora, prova la botta Thiel, rimbalzata sui gambali del suo stesso compagno. Riparte il Forte dei Marmi, cerca velocità, Pedro Cil! Sta toccata Enrico e l'ha deviata in maniera importante sull'incrocio dei pali. Intanto ancora Xavi Rubio, stavolta alta la pallina, viene interrotto il gioco e arriva il primo time out richiesto proprio dalla BDL Correggio. Giulio, finalmente il primo squillo anche del Forte dei Marmi. Intanto qua rivediamo l'azione, se la regia ce lo ripropone, di... Bene, mi pare che abbia colpito il palo o l'incrocio fra palo e traversa. È molto bello, con tre passaggi Gil è arrivato in zona tiro. Ecco, queste sono le azioni, quelle che ovviamente mettono in difficoltà l'avversario, perché quando si velocizza in questa maniera la manovra, è chiaro che non c'è tempo, no, per assestare la difesa, e infatti così è avvenuto. Comunque, insomma, ancora 0-0 risultato, quando sono passate una decina di minuti all'inizio del primo tempo. Il time out, come dicevi giustamente, è stato chiesto dal Correggio, con un Hara, l'allenatore, che è praticamente l'opposto di Alberto Orlandi. Alberto Orlandi molto compassato, e lui che si agita a sbraccio della panchina, l'altro, e per cercare di far capire, insomma, quelle che sono, adesso sta chiamando gli schemi con i suoi giocatori alla panchina. Sì, Bert Orlandi invece, che abbiamo visto inquadrato qua dalle nostre telecamere, molto compassato, come dicevi tu, a cercare di dare un po' di tranquillità anche ai suoi. Il rischio, no, ovviamente, è quando non arriva il gol, di farsi prendere un po' troppo dalla frenesia e scoprire poi il fianco con un avversario che già in un paio di occasioni, ricordiamo l'inizio di questa partita con Zucchiatti, ma soprattutto la grande percussione di Max Thiel, che ha colpito addirittura il palo dopo aver superato Ognata. Insomma, due squilli del Correggio che hanno fatto sudare freddo qua i tifosi rossoblù. Tanto è entrato in pista il numero 8 del Correggio, che è Gabriel Tudela, cileno anche lui come Osorio. Riparte il gioco con Pedro Cil. Ancora scambio con il Luzzi.
Nessun cambio invece tra le fila del Forte dei Marmi, stesso quintetto di partenza per la squadra di Orlandi. Zucchiatti sbaglia stavolta, la recupera Xavi Rubio che serve subito Gil, e ancora una volta ci ha messo secondo me la pezza Errico, ex portiere tra l'altro del Vercelli, tornato tra le fila del Correggio, lui emiliano di nascita. Attenzione qua perché proprio Tudela domestica questa pallina per Max Thiel, poi Fantozzi, Zucchiatti, ancora Thiel, guardato a vista da Pedro Gil. Tudela, il più fresco per il momento in pista, cerca di girarsi, viene seguito da vicino da Rubio, poi Luzzi sbaglia qualcosa, la lascia lì, ci prova ancora il Correggio, fuori misura però il tiro. Allora Cinquini a mettere calma tra i ranghi rosso-blu, il Luzzi, ragiona ancora il Forte dei Marmi, Cinquini, Rubio, Rubio sulla destra, potrebbe tentare il tiro, ci prova a incrociare sul secondo palo, un po' senza pretese, Enrico era ben appostato sul palo, niente da fare per il Forte, dunque ancora Correggio in avanti con Zucchiatti, Zucchiatti ancora, il Luzzi prova a contenere il blocco di Max Thiel, poi è ancora il tedesco a gettarsi sulla pallina, ma arriva prima Cinquini stavolta a contrasto con l'avversario, poi il Luzzi, serve subito Rubio che prova ad addomesticare ma è costretto comunque a guardarsi alle spalle, il Luzzi ancora sulla corsia di destra, si accentra, c'è Pedro Gil, viene servito, schema visto e rivisto in questo avvio di partita quando sono passati intanto quasi 13 minuti, 12 e 16 in questo momento. Il Luzzi, Pedro Gil, ancora molto distante dalla porta del Forte, prova adesso la percussione il campione spagnolo, Rubio ci prova dalla distanza, Errico con il guantone respinge e Zucchiatti poi addomestica. Correggio ancora con il possesso della sfera, Max Thiel, il più interessante per il momento nelle fila emiliane, proprio il tedesco, ricordiamo anche lui fresco di europeo, esattamente come Ignate e Luzzi che erano nelle fila dell'Italia. Attenzione perché qua il Luzzi aveva commesso un fallo appena fuori area, viene fischiato il primo fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi, fallo su Tudela che gli era un po' sfuggito sullo scatto dietro porta. Intanto arriva finalmente anche il primo cambio del Forte, entra Marti Casas, fuori Pedro Gil, adesso vediamo se davvero la condizione, come ricordava Giulio Arnolieri, del giovane campione talento spagnolo è un po' tornata dopo i tanti problemi fisici arrivati inizio stagione. Max Thiel intanto ancora prova la botta, rimpallata, prima pallina giocata da Marti Casas questa sera, Rubio, il Luzzi prova a servire subito in profondità lo scatto di Marti Casas, velocissimo a fiondarsi dietro la porta, a ragionare, poi Cinquini, il Rubio, ancora Casas che è il più avanzato, si propone il Luzzi, Casas decide di andare da solo, infiltra in area, girata di poco alta questa di Marti Casas che è subito entrato agguerrito nella partita. Nulla da fare però ancora, 0-0 quando mancano 11:41 alla fine di questo primo tempo. Correggio con Fantozzi, si ferma l'ex giocatore di Follonica e Grosseto e anche Sarzana, niente di fatto per questa azione, poche per davvero le pretese per il Correggio in questo frangente di gara. Casas prova a scambiare con il Luzzi che prova il tiro un po' fuori misura, ancora Casas però sulla seconda sfera, Rubio 32 secondi al termine dell'azione, Casas, Cinquini, ancora Rubio prova di nuovo a far allargare le maglie difensive del Correggio, come ricordavi tu Giulio sta difendendo molto strenuamente la propria area, tante le azioni del Forte ma poco ad inquadrare la porta, tanto Casas finta il tiro, poi lascia la pallina lì in realtà e quindi la fa sua Zucchiatti, scusate Max Thiel, si fa sentire intanto un po' il tifo qua a Forte dei Marmi per incitare la squadra di Orlandi in questo momento delicato quantomeno della partita. Pallina che viene intercettata da Casas, poi è Rubio da domesticarla, Rubio e Luzzi scambiano i due, poi perde il controllo, ma è Luzzi ancora lì, e il gol di Domenico Illuzzi, l'ex capitano dell'Odi, ancora una volta segna, è la sesta rete in campionato quando mancano 10:28 alla fine, quindi 14:32 sul cronometro e il Forte dei Marmi si porta in vantaggio, l'abbiamo appena rivisto grazie alla nostra regia.
Giulio, finalmente gli equilibri sono sbloccati, adesso è tutta un po' più in discesa, ma non tutta in discesa per il forte. Penso che a Correggio la penseranno un po' diversamente rispetto al finalmente, ma insomma sì. No, vabbè, in effetti diciamo che insomma si vedeva che il Forte Remarmi aveva creato di più. Poi è chiaro che il Correggio avrebbe potuto anche segnare, però numericamente le occasioni più grosse le ha avute il Forte Remarmi e Enrico è stato sicuramente uno dei migliori dei suoi, quindi diciamo che è un risultato che tutto sommato rispecchia quello che si è visto fino a questo momento, ma è un risultato che appunto essendo di misura fa capire come fino a questo momento il Correggio abbia tenuto la pista alla pari praticamente del Forte Remarmi. Adesso è Casas che prova a partire, è stato un po' sgomitato da dietro da Fantozzi, intanto c'è il raddoppio di Maremmani appena entrato, molto bello, a colpo sicuro Maremmani si è fatto trovare nel punto giusto al momento giusto, vediamo, eccolo qua l'assist per Maremmani è di Marti Casas. Sì, grand 1-2 del Forte De Marmi, 15-0-4 sul cronometro e il Forte si porta subito in raddoppio, servito il gol per sbloccare anche un po' l'impasse di questo avvio di partita, è entrato Maremmani e subito a rete per lui, grande impatto sulla partita del numero 70, scusate, del numero 24, del 21 del Forte De Marmi, scusate ma la nostra distinta per qualche errore. Il Luzzi ancora, Casas adesso per il Forte sul 2-0, diventa un po' più semplice contenere il Correggio, ma soprattutto si apriranno anche un po' più di spazi per il Forte De Marmi, visto che la squadra emiliana dovrà adesso spingere un po' di più per tentare di recuperare. Gioco intanto che viene fermato, possesso per il Correggio. Osorio va per Tudela, Zucchiatti ancora, Tudela prova a scambiare i due, Zucchiatti però non riesce a girarsi in tempo per il tiro, allora ancora Tudela, poi va da Max Thiel, addirittura nella propria metà pista, va in attacco anche lui, cerca di scoprirsi un po' di più, di prendersi qualche rischio il Correggio, Gnata però ci mette una pezza sull'assist per Max Thiel. E quindi può ripartire il Forte con il Luzzi che cerca subito la profondità per Casas, troppo scontato però il passaggio, Tudela lo intercetta, va al tiro Tudela che in realtà è un assist per Osorio. Gnata destabilizza quanto serve l'attaccante per fargli commettere questo errore, allora Maremmani può ripartire e tirare un attimo il fiato il Forte De Marmi. Fallo intanto su Marti Casas, schiacciato contro la balaustra da Max Thiel. Giustamente adesso arriva anche un po' di irruenza nei contrasti, il Correggio deve cercare di strappare un po' più sfera al Forte De Marmi e non soltanto attendere il rimpallo. Rubio, Maremmani, ancora Xavi Rubio, prova a farsi vedere al centro il Luzzi. Adesso tornato un attimo a ragionare il Forte Remarmi dopo quel cost to cost che l'ha portato sul doppio vantaggio. Ricordiamo il Luzzi e poi Maremmani su assist di Casas che comunque ha subito messo un po' la firma su questa partita. Time out dunque anche per il Forte Remarmi. Alberto Orlandi chiama i suoi a un confronto, ma viene anche richiamato Marti Casas dall'arbitro, ammonizione, chiamiamola così, per lui, o warning come vorrebbe il regolamento. Ricordiamo che poi con la somma dei warning arriva il cartellino blu. Adesso secondo te, Giulio, ti chiamo in causa visto che c'è questi secondi di time out, Forte De Marmi come deve gestirla in questo finale di gara? Secondo te se deve anche sprecare qualche energia in più per portarsi 2-0 nell'occhio è nulla, no, di vantaggio? Ma intanto c'è da dire che vista a posteriori la scelta di partire con Cinquini e Rubio indietro nei primi minuti è stata utile proprio per evitare che il Correggio potesse creare più di quanto poi non è riuscito a fare, e paradossalmente adesso forse ha quasi una versione un po' più offensiva, trazione offensiva il Forte Remarmi. È entrato anche Giovannetti che ricordiamo era rimasto assente prima della pausa per un incidente occorso lì in una precedente partita, e quindi adesso ci sono sì, ma anche adesso insomma è abbastanza più offensiva, no? Perché c'è Rubio in posizione arretrata, Maremmani che è un giocatore sì che ha anche qualche caratteristica difensiva, però come abbiamo visto si fa trovare molto bene anche in avanti, e poi Giovannetti e Casas che al momento sembrerebbero in posizione
più avanzata. Ma è chiaro che il Forte Remarmi non è che si può accontentare, sia perché nell'occhio appunto due gol non consentono di speculare assolutamente, ma sia anche perché comunque deve far valere anche quello che è poi il suo blasone. Finisce a terra Casas. Eh sì, fallo su Casas, vibrante anche la protesta del giocatore spagnolo che abbiamo sentito battere il pugno contro la balaustra. Contrasto, se c'era sembrato, con Tudela. Non so se la regia ci può riproporre questo scontro, ma comunque si è rialzato Marti Casas, quindi sembra nulla di grave. Probabilmente era anche la frustrazione di un fallo, insomma, sono falli un po' gratuiti, no? Quelli alla balaustra. Sì, anche perché prima era stato ammonito perché aveva protestato per il fallo che aveva subito, no? E quindi probabilmente si è arrabbiato anche per quello, perché lui è stato ammonito e ha subito un altro fallo. E poi ricordiamo, insomma, Marti Casas è reduce da un infortunio, ovviamente ogni botta per lui fa subito alzare le antenne e l'asticella del pericolo. Ma torniamo alla cronaca diretta con il Correggio in avanti. C'è Osorio in mezzo all'area, non viene servito dai compagni. Intanto attenzione, perché c'è Tudela, compie il miracolo Richignata. Grande parata qui del portiere rossoblu. Ma intanto attenzione sull'altro fronte, c'era Giovannetti con cost to cost con Errico. Fuori misura però il tentativo del giovane numero 4 del Forte dei Marmi, e come ricordavi tu anche lui reduce da un infortunio, per un incidente aveva saltato le ultime due, se non sbaglio, partite del Forte dei Marmi, tornato in pista dopo questo lungo mese di sosta. Maremmani prova la botta, intanto attenzione perché era un assist in realtà per Giovannetti, aveva tentato il tapin, un po' di rapina, ma gli è rimbalzato tra gambale e palo praticamente, e quindi sfortunato anche qui possiamo dire Giovannetti, che si era fatto trovare nel posto giusto al momento giusto già per la seconda volta consecutiva. Tanto 6-7 minuti ormai mancano alla fine del primo tempo, ancora Forte dei Marmi in avanti con Marti Casas che prova a gestire su Maremmani, ancora Casas lascia rimbalzare sulla balaustra e poi addomestica Giovannetti, che è andato a fare un po' la punta più avanzata del Forte. Sgomita con Zucchiatti, un po' di esperienza anche del capitano del Correggio. Poi la pallina di Maremmani non filtra, rimane lì. Può ripartire il Correggio, attenzione, con Osorio e il gol. Il gol del numero 76 del Correggio, Alvaro Osorio. Andiamo a rivedere, qua non c'è arrivato Marti Casas in copertura. Leggermente in ritardo Ognata, ma gran percussione qua di Osorio. Quindi di nuovo partita aperta, l'avevamo detto, 18-31, e ancora una volta i contropiedi, Giulio, fanno male. Eh sì, fanno male anche perché Osorio è stato molto bravo, perché insomma non è scontato trovarsi a tu per tu col portiere quando il portiere è Ognata e metterla dentro, invece è stato veramente molto bravo Osorio, che si è trovato la pallina all'improvviso quasi, no? Per un diciamo un rilancio che non era propriamente pulito della sua difesa, e invece è stato molto bravo a sfruttarla e a battere Ognata. Quindi 2-1 risultato, e tutto ancora, ovviamente, come diciamo 100 volte per ogni partita, da decidere. Sì, l'hockey d'altronde, quando, a meno che tu non vinca con un divario davvero abissale, tiene sempre incollati fino all'ultimo secondo, l'abbiamo visto anche in questo europeo appena trascorso a Paredes. Intanto ancora il Forte in avanti, Maremmani cade a terra ma non c'è fallo, dunque può ripartire il Correggio. Max Thiel serve ancora una volta il compagno in mezzo all'area, era Tudela se non sbaglio, e qua grande rischio ancora del Forte dei Marmi, ma va gol, va in gol Andrea Giovannetti, Lorenzo Giovannetti, scusate, grandissimo gol qua del numero 4 del Forte, già in due occasioni pericoloso, e poi alla terza è andato a segno. Andiamolo anche a rivedere questo gol, due passaggi praticamente e il Forte è andato in porta. Eccolo qua, Casas, poi il lancio profondo per Rubio, e che ha servito bene sulla corsa Giovannetti, gran staffilata. E intanto subito time out per Alberto Orlandi, Giulio. Eh sì, bella azione anche questa, con tre passaggi, come dicevi giustamente, una triangolazione rapidissima e precisa con un'ottima mira di Giovannetti, che ha centrato quasi dal limite. Praticamente rientra Gil, entra anche Festa per la prima volta in questo primo tempo nelle file del Forte Remarmi, restano in pista Maremmani e Giovannetti, e quindi escono Casas e eccolo lì Casas in panchina e Illuzzi. No, niente, stavo vedendo ma non c'è nulla di grave, mi sembrava che si stesse muovendo in un modo particolare. Comunque questo era il secondo time out, quindi bisogna, in teoria bisognerebbe
ritornare in pista un pochino prima. Ecco, correggio, ora dovrebbe arrivare anche il Forte Remarmi che ascolta le ultime direttive del proprio allenatore. È un gol importante quello di Giovannetti, perché è chiaro che il Correggio aveva avuto una bella iniezione di morale dopo aver dimezzato lo svantaggio. Ed è tra l'altro il primo gol in campionato di Lorenzo Giovannetti quest'anno, perché appunto aveva saltato, no, due partite per infortunio. È arrivato questo centro importante anche per lui, che è insomma uno del vivaio rossoblu, cresciuto, nato e cresciuto qua, e che già da insomma qualche tempo è in Serie 1 abbastanza con frequenza, già ai tempi di Bresciani. Orlandi ovviamente ha proseguito questa eredità importante, giocatore sempre interessante anche da un punto di vista difensivo Giovannetti. Intanto ancora Tudela, è proprio Giovannetti a metterci una pezza, poi il tiro arriva ma viene addomesticato bene da Agnata. Maremmani va sulla corsia di destra, poi arretra per Sergio Festa, che appunto esordisce in questa partita, anche per lui la ripresa dopo un mese praticamente di astinenza dall'hockey, anche se in realtà il lavoro di Orlandi e dei suoi rossoblu è continuato in questo mese con allenamenti e anche un paio di amichevoli con la squadra della vicina Sarzana. Ancora Giovannetti, molto in partita il numero 4 del Forte. Maremmani addomestica dalla metà pista, prova a farsi largo ma viene beffato da Osorio, gli ruba sfera, quindi Osorio scambia con Tudera, ancora Osorio, prova il tiro dalla distanza appena al lato del palo, arriva poi Pedro Cil per primo sulla sfera, beffa di un centesimo Tudela, quindi pallina ancora sulle stecche del Forte dei Marmi. Festa in profondità, viene però anticipato da Osorio, quindi riparte il Correggio. Max Thiel cerca di involarsi sulla corsia di destra ma fa buona guardia Giovannetti a ostacolarlo, lo fa filtrare dietro porta, quindi difesa adesso schierata del Forte. Max Thiel, ci va subito Pedro Cilla a mettergli pressione, arretra da Zucchiatti, prova il tiro insidioso e poco potente Zucchiatti, respinge come un pallavolista praticamente Gnata. Dunque riparte dalle retrovie il Correggio, che però può approfittare di altri 45 secondi perché l'ha toccata il portiere. Dunque si azzera il timer delle azioni. Si riparte dal vertice intanto qua dell'area, perché Gnata appunto ha toccato la pallina da dietro porta, un gesto irregolare per il portiere, quindi possesso per il Correggio. Dietro porta Osorio, ostacolato anche col fisico da Pedro Gil, un po' al limite. Ancora Osorio, prova in doppia battuta su Ricky Gnata, che difende però ottimamente il proprio palo. Gnata, ricordiamolo, insomma, protagonista delle due partite forse più difficili e anche più belle dell'Italia contro Spagna e Portogallo all'Europeo, nonostante poi siano arrivati due pareggi, ma due pareggi comunque importanti. Intanto ancora il Correggio riesce a anticipare Pedro Cillo Osorio, quindi va su Max Thiel, scambiano i due e Gnata fa buona guardia, però niente da fare per la squadra di Pablo Iara. Può ripartire il Forte con Maremmani che scambia con Festa, molto arretrato Sergio Festa in questo frangente di gara, lui che solitamente è un po' un puntero. Giovannetti, ancora Sergio Festa, prova adesso a prendersi la sua posizione offensiva, Zucchiatti lo marca stretto. Riparte da Pedro Cil, che potrebbe anche pensare al tiro, finta, poi affronta Tudela, gli rimpalla la pallina contro. Quindi Giovannetti, Maremmani, chiamato intanto il time out da Pablo Iara, che ne approfitterà ovviamente alla prima interruzione di gioco. Pedro Cil, dalla corsia di destra, prova a sprofittare del blocco col tiro, Enrico fa buona guardia, tocca però e ancora possesso del Forte, che arriva sulla seconda sfera. Pedro Cil cerca di mettere ritmo all'azione con un assist interessante per Giovannetti, ma troppo traffico in area, quindi Max Thiel dall'altra parte, pallina che si alza, va fuori dalla balaustra e dunque time out, quello annunciato appunto per il Correggio di Pablo Iara quando mancano 2 minuti e 14 alla fine del primo tempo. Forte che appunto memore di quello che è accaduto prima cerca di forzare un po' la mano e di andare forse all'intervallo con un triplo vantaggio. Eh sì, perché insomma sarebbe importante anche per così dare un'impronta anche dal punto di vista psicologico alla partita. E comunque il Forte dei Marmi, diciamo che negli ultimi minuti sì, ha continuato a macinare il proprio gioco, ma sembrava quasi appunto forse che stesse riordinando le idee per il serrate finale, vediamo un po' se sarà così o meno.
e comunque vediamo, perché il Correggio, il fatto che l'allenatore abbia chiamato il time out vuol dire che forse probabilmente cerca di prendere già le contromisure. Sì, un Correggio che dovrà appunto cercare di reagire per andare quantomeno all'intervallo sul 3-2. Tanto diamo un'occhiata rapida alle altre piste di questa sera. Follonica che sta vincendo per 3-0 nel derby contro il Grosseto. Matera, il fanalino di coda, che sta perdendo 0-1 contro il Vercelli. Una delle sorprese di questo campionato in positivo. Poi Monza che vince 2-1 sul Montebello in casa. Lodi anche in quel caso 2-1 in un altro big match di serata contro il Valdagno. Mentre Trissino Sarzana, il derby della famiglia Bertolucci, si giocherà domani, quindi la capolista dovrà attendere insomma il posticipo. E Bassano Sandrigo, altro interessantissimo derby vicentino, soprattutto per la squadra di Crudeli, che è una come il Valdagno che in questo avvio di campionato non ha poi reso quanto forse sulla carta ci si sarebbe aspettato. Intanto qua tutto è pronto per ripartire con il possesso di sfera sulle stecche correggesi. Osorio scambia subito con Tudela. Non sembrano esserci variazioni per quello che riguarda i quintetti in pista. Quindi anzi sì, in realtà è entrato Fantozzi, è uscito... No, è tutto invariato in realtà. C'è Zucchiatti anche in pista. Quindi Gil scambia con Maremmani. Giovannetti e Festa, tenta come è comprensibile di aumentare un po' il ritmo il forte dei marmi, soprattutto nel fraseggio. Pedro Gil finta il tiro, poi lo finta un'altra volta in diagonale, addomestica la sfera in velocità cercando di mandare fuori giri Zucchiatti, non ci riesce, riparte da Maremmani, assist subito per Festa che doveva tirare al volo, poi pallina rimpallata sulla retroguardia correggese, Zucchiatti tenta di fare il numero, non ci riesce, viene sporcata la pallina per Tudela da un ottimo Giovannetti in questo avvio di partita. Fantozzi dalla distanza ancora nella propria zona di antigioco sulla corsia di sinistra, tenta di servire un compagno, si impenna la pallina scheggiata da Sergio Festa, però addomesticata ancora una volta da Osorio, quindi possesso correggese quando manca 1:06 al termine di questa prima frazione di gioco. Ancora una pallina sporcata, arriva però Pedro Gil per primo sul rimpallo e dunque Forte dei Marmi che può approfittare di questi 45 secondi di possesso per mandare proprio agli estremi l'azione eventuale del Correggio in chiusura di questo primo tempo. Festa, Gil, scambiano i due, ancora a ridosso della zona dell'antigioco, poi Gil si accentra, finta il tiro, scambia con Maremmani che viene atterrato lungo la balaustra, fallo di squadra, è il numero 4 a carico del Correggio, a quota 2 il Forte dei Marmi, partita che a livello di falli per il momento non ha detto granché, molto corretta per il momento, tranne forse quel fallo di cui si lamentava Casas in precedenza, ma insomma non particolarmente cattiva come partita, almeno per il momento. 36 secondi alla fine, 21 ancora a disposizione per il Forte dei Marmi per concludere l'azione. Festa e Maremmani, prova l'assist per Giovannetti sul secondo palo, non arriva alla conclusione ma domestica la pallina, quindi Pedro Gil, 12 secondi all'eventuale tiro. Maremmani ci prova lui, un po' fuori misura, non tocca Erico, quindi ancora il cronometro non si ferma. 6 secondi, 4 per il Forte. Maremmani potrebbe tentare il tiro, arriva la botta, alta però, pallina decisamente alta in questo caso, quindi possesso che torna al Correggio con 15 secondi ancora da sfruttare in questo primo tempo. Tutto è pronto per ripartire, quindi finale sulla stecca degli ospiti. Fantozzi, 12 secondi alla fine, quindi deve velocizzare la manovra la squadra di Pablo Iara. Ancora Fantozzi, tenta il numero, impatta però contro il fisico di Sergio Festa. Correggio dunque che va nelle retrovie, attende il fischio finale di questo primo tempo. Si conclude 3-1 la prima frazione. Dunque Giulio, un commento e poi direi di lasciare linea alla regia. Beh sì, un primo tempo che il Forte dei Marmi conduce meritatamente. Secondo me anche l'attivo che ha la squadra di Orlandi è, diciamo, rispecchia bene quello che si è visto. Sicuramente ha avuto più occasioni, però il Correggio ha avuto anche lui alcune occasioni meno, ma due o tre molto nitide, quindi diciamo che per il momento il risultato appare giusto e fa capire che comunque la partita non è ancora decisa, quindi il Forte Renato dovrà stare sì a cercare di ampliare il vantaggio, ma stare attento anche a non farsi riavvicinare. Bene, allora con il risultato di 3-1 diamo la linea alla regia e ci risentiamo per il secondo tempo.
Ben ritrovati dal Palasport di Vittoria Puana, dove si sta giocando la sfida valida per la sesta giornata del campionato italiano di hockey su pista di Serie A1 tra GDS Impianti Forte dei Marmi e BDL Correggio. Attualmente, come vedete dalla nostra grafica, il risultato è sul 3-1 per la squadra di casa. Andiamo a ricordare rapidamente le marcature: nel primo tempo al 14:32 Domenico Illuzzi, poi Giacomo Maremmani per il 2-0 del Forte dei Marmi, accorcia le distanze Alvaro Osorio al 18:31, 2-1, e poi l'ultima rete, quella del 3-1 di Lorenzo Giovannetti al 19:18 del primo tempo. Squadre che sono tornate in pista con Pedro Gil, Festa, Cinquini e Illuzzi, cognata tra i pali per il Forte dei Marmi. Per il Correggio invece il capitano Zucchiatti, Alvaro Osorio, Fantozzi e il numero 8 Gabriel Tudela, entrato nel primo tempo e poi praticamente non più uscito per la squadra di Pablo Iara. Accanto a me l'amico e collega Giulio Arnoieri, che subito coinvolgo. Giulio, un secondo tempo per il Forte che non può essere ovviamente sazio di questo 3-1, deve cercare. Intanto attenzione, perché è arrivato il gol, il gran gol tra l'altro di Alvaro Osorio, con un alza e schiaccia da dietro. Con Pedro Gil, Forte quindi che ancora si ritrova a dover gestire una partita tutt'altro che semplice, 3-2, tutto ancora in gioco. Pedro Gil prova a forzare il ritmo, lascia però la pallina lì, non si intende con Illuzzi, può ripartire il Correggio con Tudela. Tudela, marcato da Sergio Festa, impatta sul guantone di Richignata, poi sbaglia ancora Pedro Gil a servire Festa in uscita, quindi leggerezza difensiva del Forte dei Marmi che concede ancora un possesso al Correggio. Tudela, Fantozzi, adesso rallenta un attimo il ritmo la squadra emiliana, che ha giocato sui contropiedi gran parte della sua offensiva. Anche quest'ultimo gol alla fine era tutto su una ripartenza in pochi passaggi. Zucchiatti cerca un pertugio per un compagno, trova Fantozzi molto defilato, nulla da fare però per l'azione del Correggio. Allora Cinquini subito in profondità per Pedro Gil, che ha spazio davanti a sé, non ne approfitta, poi arriva il tiro di poco al lato, fa il baffo al palo, come si sarebbe dire calcisticamente, alla destra di Errico, che era un po' in ritardo nell'intervento, ma fuori misura, non ha centrato lo specchio della porta l'ex capitano, ma insomma indiscusso campione del Forte dei Marmi. Fantozzi, poi Zucchiatti, qualche contrasto con Sergio Festa che va a controllare ancora una volta Fantozzi, poi sbaglia qua l'ex giocatore di Sarzana, Grosseto e Follonica, cede la pallina a Pedro Gil che subito impegna Errico, si riguadagna i 45 secondi di possesso e poi torna da Cinquini per gestire un po' la regia dell'azione. Illuzzi intanto prende posizione sulla corsia di sinistra, viene servito, si accentra nel cerchio di centropista, Sergio Festa, ancora Illuzzi al limite dell'antigioco, poi numero, ma viene punito penso per un colpo di pattino, se non ho visto male, è che dalla nostra postazione non abbiamo visto cosa ha accennato l'arbitro, che è proprio sotto la nostra tribuna. Intanto qua attenzione, perché Fantozzi se ne esce con questo alza e schiaccia molto insidioso, poteva andarci Tudela di tapin, non si sono intesi i due, quindi pallina che ha percorso di fatto l'area davanti allo specchio della porta di Ignata senza nessuno che la toccasse. Pedro Gil per il Forte dei Marmi, cerca un compagno, c'è Cinquini che potrebbe tentare il gol di rapina, manca però per un soffio l'appuntamento con la sfera, dunque Tudela va a riprendersi il possesso, subito a cercare in profondità il contropiede, ma Osorio non ne ha per correre più di Sergio Festa. Dunque Cinquini, ancora Gil che lo cerca, poi riprende sfera, Illuzzi, Illuzzi sbaglia un tocco semplice, poi in seconda battuta va a complicarsi un po' la vita e va solo sull'esterno della rete, ma aveva fatto tutto bene, la cosa più difficile l'aveva fatta e poi non è riuscito ad appoggiarla in rete. L'ex capitano dell'Odi, grande acquisto di quest'anno del Forte dei Marmi, grande discusso direi acquisto del Forte dei Marmi di quest'anno.
che per il momento è a quota 6 centri in campionato, uno anche stasera, il gol che appunto ha aperto le marcature di questa partita. Ancora Forte dei Marmi con Sergio Festa. Si è visto poco in attacco, Giulio, Sergio, da quando è entrato praticamente nella seconda metà del primo tempo. Ma sì, anche perché il tema tattico della partita è un po', forse non è il più adatto a lui, nel senso che il Forte dei Marmi cerca di velocizzare il gioco e forse sarebbe più un giocatore come Casas quello adatto. Festa dovrebbe magari essere il terminale ultimo, però è chiaro che quando c'è un giocatore come Gil, intanto una conclusione di Illuzzi che viene parata con il casco da Errico, dicevo, quando c'è un giocatore come Gil è chiaro che è lui che fa movimento, e però Festa anche lui dalla parte sua non sta andando in avanti come ultimo uomo, quindi è un po' una fase ibrida. Intanto Gil cerca di liberarsi, chiama in aiuto anche Illuzzi che si riporta in avanti. Sono passati intanto quasi 5 minuti dall'inizio del secondo tempo e il gol così a freddo indubbiamente ha caricato parecchio il Correggio, che già insomma aveva giocato più che decorosamente nel primo tempo, e a questo punto è chiaro che ci crede. C'è anche un time out chiesto per il momento da Chiara, che però ancora non ha avuto la possibilità di essere usufruito perché non c'è ancora un'interruzione del gioco. Eh sì, infatti Pablo Chiara ha già chiamato un time out, probabilmente andiamo noi a presupporre per cercare di mettere giusto ordine offensivamente tra i suoi, ora che la partita è di nuovo a portata. Intanto Fantozzi viene braccato da Pedro Gil che gli ruba sfera, può ripartire il Forte dei Marmi. Illuzzi, Pedro Gil sulla sinistra cerca un varco anche per tentare un assist per Sergio Festa, non lo trova, quindi riparte da Cinquini, ancora Gil e poi Illuzzi. Festa va in profondità, viene servito, tenta il tiro quasi no look di prima intenzione, non va. E intanto gran botta di Elia Cinquini per il 4-2 a 5. Davvero che riporta il Forte sul doppio vantaggio 4-2, è un po' questo elastico, no? Tra il vantaggio minimo e il doppio vantaggio del Forte, che proprio nel primo tempo si era portato avanti 1-2 con Illuzzi e Baremani. Da quel momento in poi è stato un po' il fil rouge di questa partita, Giulio. Sì, perché Forte dei Marmi non riesce a allungare ulteriormente quando appunto in due occasioni è stato riavvicinato invece dal Correggio, che continua a crederci. Beh, gol di Cinquini è un classico del suo repertorio, che poi comunque abbiamo già anche avuto modo di dirlo in altra sede. Cinquini sta sempre più assomigliando, diciamo così, nella tipologia di gioco a Davide Motaran, il che insomma la dice lunga su quanto sia cresciuto il difensore Viareggini. Di realizzazioni, ma già in questo campionato l'abbiamo visto segnare anche in area con un'azione davvero attaccante, quindi è sicuramente un ottimo elemento che indubbiamente, anche se non ha partecipato agli europei, però è indubbiamente fra i papabili per un posto in azzurro, perché sta anche fornendo una continuità di rendimento già anche nella scorsa stagione e anche in quella precedente ancora a Forte dei Marmi, la scorsa a Lodi, che indubbiamente lo fanno essere fra i più continui difensori italiani. E chissà che magari Ale Bertolucci non tragga spunto dalle tue parole per il prossimo mondiale in Argentina. C'è un anno di tempo e un cantiere Italia molto molto fervido. Tanto pallina che viene concessa in possesso al Correggio. Protesta un po' Cinquini, ma protesta abbastanza velleitaria. Una partita tutto sommato corretta, 9 in tutto i falli, 5 a carico del Forte dei Marmi, 4 a carico del Correggio, che ci prova ora con Zucchiatti dalla distanza. Gnata risponde, spedisce la pallina direttamente fuori dalla balaustra. Zucchiatti chiama in avanti Osorio, che era rimasto molto arretrato, va lui a prendere la posizione praticamente di regista. Eccolo qua il capitano del Correggio, poi Tudela cerca con lo sguardo proprio Max Thiel, che intanto è rientrato. Max Thiel, che ricordiamo nel primo tempo, tanto qua scontro duro contro Pedro Gil, fallo di squadra però a carico del Correggio. Max Thiel che era andato quasi di sfondamento su Gil, che poi era rimasto agganciato anche col pattino, quindi entrambi reclamavano un fallo, ma ci ha visto bene l'arbitro, era nettamente ovviamente primo il fallo, era quello di Max Thiel, che ricordavo appunto nel primo tempo è stato molto pericoloso, proprio la prima azione di questa partita portava la sua firma con un palo clamoroso del giocatore tedesco.
Intanto riparte il Correggio, 3 contro 2, attenzione per questo contropiede, svanisce però un po' tutta la grinta offensiva del Correggio con Zucchiatti che non riesce a domesticare, quasi rimane agganciato con il Luzzi, che reclama un fallo. L'arbitro interrompe il gioco, credo per punire Zucchiatti per simulazione a questo punto, perché vedo che va a spiegarsi. No, in realtà dà possesso, se non si è capito male, al giocatore del Correggio, però non ha accennato fallo di squadra, tant'è che il conto è ancora 5 pari, quindi probabilmente ha semplicemente dato, no, possesso per il Forte dei Marmi. Quindi riparte il Luzzi, effettivamente aveva, si era solo sincerato delle sue condizioni in pratica l'arbitro. Qua perde pallina Sergio Festa, attenzione perché Osorio scambia con Zucchiatti, Correggio poteva approfittare di questa ripartenza rapida, ma è rientrata bene la retroguardia del Forte dei Marmi. Allora Max Thiel va su Zucchiatti, poi Osorio ostacolato dai Luzzi, arriva per primo Elia Cinquini, l'autore del gol del 4-2. Pedro Cil prova la botta, Festa generoso, poteva anche tentare il tiro, scarica su Elia Cinquini che non riesce poi a girarsi perché è braccato da Osorio, e quindi riparte il Correggio con Max Thiel, a sua volta braccato dal raddoppio di Cinquini e Gil, passa però la pallina per Osorio, ci mette una pezza il Luzzi che poi viene spintonato da Tudela contro la balaustra, ma ci sembrava fallo, l'arbitro lascia correre. Allora Osorio ancora dietro porta, fallo adesso di Osorio, francamente era più fallo quello di prima, questo era un po' veniale, fischia adesso l'interruzione del gioco il signor Brambilla di Agrate Brianza. Gil, ricordiamo la coppia arbitrale Simone Brambilla di Agrate Brianza e Carlo Iorio di Salerno, questa coppia arbitrale che già è scappata insomma di Serie A1, due arbitri abbastanza esperti per questa sfida che fa riprendere il campionato dopo un mese di sosta. Cinquini intanto non riesce a controllare la sfera, Max Thiel a sua volta non la controlla, se la fa sfilare via dal giocatore Viareggino. Poi Pedro Gil, difesa del Correggio molto serrata, cerca di trovare un pertugio Gil, ma Festa è praticamente tagliato fuori dal gioco, quindi riparte il Correggio. Max Thiel, Tudela, prova a superare Festa, fa buon blocco però il giocatore del Forte, rimane quasi agganciato all'avversario. Ancora Correggio con Zucchiatti, entra nella parte offensiva, poi non si intende proprio con Tudela che stava guardando da un'altra parte, quindi Osorio però va a recuperare da dietro la pista, qui irruenta l'entrata di Sergio Festa, fallo di squadra, il sesto a carico del Forte, 6-6 il momento, il conteggio dei falli di squadra. Può ripartire il Forte dei Marmi con Cinquini, il Luzzi, ancora il Luzzi, prova l'assist per Pedro Cille, ci mette una stecca a Errico che salva la situazione, viene da dire in questo caso. Pedro Cille è un po' solo, arriva Sergio Festa in questo momento, può caricare il tiro, arriva accompagnato, Errico respinge ancora una volta, d'altronde Errico insomma non lo scopriamo certo ora, è un portiere che anche a Vercelli fece bene lo scorso anno, è ritornato proprio nella sua Correggio. Fallo intanto qua a carico del Forte dei Marmi, a quota 7, intanto rientra Xavi Rubio, giocatore che solitamente siamo abituati a vedere 50 minuti in pista, invece l'ha un po' centellinato in questa prima gara della ripresa, mettiamola così, Alberto Orlandi. Eh sì, in effetti sì, perché difficilmente Orlandi rinuncia alle geometrie, alle coperture difensive di Rubio. Ora, fra l'altro, non è ancora rientrato nel secondo tempo nemmeno Marti Casas, sono passati già una decina di minuti, quasi 9 per la precisione. Siamo sempre gioco fermo, non ho capito francamente. Ah sì, ecco, c'è il cosciale del portiere del Correggio da sistemare di Errico, e poi si riprenderà il gioco con la pallina in possesso proprio della formazione ospite. Intanto correggiamo anche il numero di falli di squadra, 8 a carico del Forte, 6 a carico del Correggio, quindi Forte dei Marmi a meno 2 dal concedere un tiro diretto all'avversario. Tanto qua Cinquini manca per un soffio l'appuntamento con l'assist di Sergio Festa, illuminante stavolta, quantomeno in veste di assist man, l'ex giocatore del Bassano, ma insomma alle sue spalle anche un passato sia in Versilia che col Sarzano. Ancora Cinquini nella propria metà pista, manda a sedere Tudela, poi tenta questo gran tiro dalla distanza a sorprendere Errico che però si fa trovare pronto. Tudela ancora, scarica sulla sinistra per
il compagno, poi ancora lui prova la botta, rimpalla su Sergio Festa, la pallina si impenna, tocca la rete di protezione sul soffitto, quindi si riprenderà con un ingaggio a due dal centro della pista, va sulla sfera Rubio e Tudela. Tanto vediamo alla palla l'Augusta Pedro Gil che viene massaggiato e Marti Casas che si alza dalla panchina, quindi presumibilmente sarà lui il prossimo cambio da inserire per Alberto Orlandi. L'aveva chiamato Giulio Arnoglieri poco fa, giocatore che rientra da un infortunio e che ancora insomma sta cercando la miglior forma fisica, ma che è atteso sia dai tifosi che dallo stesso staff tecnico del Forte dei Marmi. Cinquini, Sergio Festa, scusate, Xavi Rubio. Sergio Festa sta sgomitando intanto in area con Max Thiel, ma non riesce a domesticare la sfera, quindi pallina sulla stecca del giocatore tedesco del Correggio. Più attivo nel primo tempo che in questa ripresa, un po' di lavoro sporco per lui. Tanto Zucchiatti a tu per tu cognata, ci mette una pezza il portierone rossoblu. Tudela ancora dietro porta, tenta di sorprendere l'estremo difensore del Forte che scheggia la pallina, quindi ha ancora possesso pieno il Correggio. Tocca ancora Gnata, ma pallina stavolta supera la balaustra, quindi possesso correggese ma cronometro fermo. Mancano 13:55, secondo tempo che è volato via in questi primi 11:05 di gioco. Ancora Correggio, ci prova, tiro interessante questo di Max Thiel, quasi fu un ambolico, un po' sporcato. Gnata ci mette una pezza con il guantone, quindi può ripartire il Forte dei Marmi dalle retrovie con Xavi Rubio. Intanto arriva il cambio, Sergio Festa dà spazio a Marti Casas, quindi formazione nettamente più offensiva adesso per il Forte dei Marmi. Dio, nettamente non più di tanto, se non il Luzzi, che è forse un giocatore che può arrivare al tiro con più facilità, che Cinquini e Rubio sono due giocatori più propriamente di stampo difensivo, anche se proprio lì a Cinquini ha segnato la rete che per il momento tiene il doppio vantaggio del Forte dei Marmi. Correggio dunque che gestisce il possesso con il numero 55, Diego Casari, un nuovo ingresso in questa ripresa per la formazione di Pablo Jara. Casari che ha già segnato due gol in questo campionato, dunque insomma ha premiato anche la fiducia del proprio allenatore. Rubio va il Luzzi, poi scambia con Cinquini, ancora l'ex capitano lodigiano cerca di portare avanti sfera, fa tutto da solo, gran giocata di Luzzi, ci mette una pezza Errico, può risfruttare il possesso pieno il Forte dei Marmi, quindi 39 secondi ancora all'eventuale tiro. Xavi Rubio sulla corsia di destra, c'è il libero Marti Casas che viene servito, ma Errico lo vede, intercetta la sfera, qua illuminante davvero il passaggio al volo di Xavi Rubio, bella idea questa del difensore del Forte dei Marmi. Poi ancora Casari, fallo di squadra, è il numero 9 a carico del Forte, si accende dunque la spia rossa dal lato della panchina del Forte dei Marmi. Giulio, sappiamo quanto poi i tiri diretti in questo hockey moderno, l'abbiamo visto anche all'Europeo, poi incidono. Eh sì, sì, incidono molto sia se si segnano sia se si sbagliano, no? Perché è chiaro che a seconda dei punti di vista, però è evidente che il Forte dei Marmi, che ha due gol di vantaggio, deve stare attento anche a questo decimo fallo. Del resto, come dicevi giustamente, nel secondo tempo che si è giocato su ritmi molto elevati, è chiaro che quando si gioca su ritmi elevati poi di falli se ne commette di più, anche non volendo, perché è chiaro che è più rischioso, no? Certo, partita che è tutt'altro che cattiva, ma ovviamente l'agonismo in questa ripresa si è un po' alzato, sia con il gol immediato di Osorio che poi con la risposta di Elia Cinquini. Dunque, 4-2 tra Forte e Correggio con Zucchiatti che addomestica la sfera. C'è Casari che si fa vedere, attenzione, proprio Casari arriva a colpire sfera, poi Gnata ci mette il guantone, ancora lui, ma arriva sul secondo rimpallo, ma c'è un'interruzione di gioco da parte degli arbitri, quindi possesso Forte Marmino. E intanto tra le fila rossoblu è entrato Giacomo Maremmani lasciando fiato a Pedro Gil e anche a Elia Cinquini. Casas, Maremmani autore tra l'altro di uno dei gol di questa partita, proprio su assist di Marti Casas nel primo tempo, dunque si ripropone questa coppia d'attacco. Maremmani ancora con Casas, si cercano e si trovano i due. Maremmani attende sfera dietro porta, la riceve in questo momento, marcato stretto da Tudela.
il Luzzi. Può tentare il tiro, arriva, è anche la risposta di Errico. Il Luzzi lascia scorrere la sfera e poi la riprende in questo momento. 45 secondi ancora per il Forte dei Marmi, che può giocare questo secondo rimpallo. Palla subito in profondità per Xavi Rubio, servito Marticasas che prova la finezza per il Luzzi. Poteva domesticarla meglio e gestirla meglio qua lo spagnolo. Maremmani però riesce a strappare sfera nell'impeto correggese a Tudela. Casas! Errico riesce a metterci il gambale e qua anche in questo caso forse Marticasas al piano della forma sarebbe riuscito, diciamo, a trattenere la sfera che gli è arrivata un po' lunga. Non una pallina facile però quella che gli è arrivata dalle retrovie per questo ribaltamento di fronte improvviso. Allora Correggio che adesso si prende un attimo il tempo, Tudela cerca subito la profondità, va di fatto a passare per se stesso dietro la porta il numero 8 cileno del Correggio. La botta dalla distanza, Tudela ci prova stavolta di tapin, però Gnata mette la stecca oltre il proprio limite, quindi si riprenderà con il possesso del Correggio che ha 45 secondi da sfruttare. Mancano 10 e 24 alla fine di questa partita, 4-2 il risultato, ma Forte dei Marmi, ricordiamo, a quota 9 falli, quindi con l'allarme pronto a suonare alla balaustra e quindi a concedere anche il tiro diretto all'avversario. Tanto qua si capiscono un po' male i giocatori del Correggio, devono gestire sfera nell'antigioco, proprio al limite riescono a passarla a Max Thiel. Poi arretta di nuovo a Zucchiatti, il capitano prova il tiro dalla distanza deviato da Tudela in maniera fortuita perché non stava guardando la pallina il cileno, rischiava di beffare Gnata che era nei tempi con l'intervento ma che non si aspettava che la pallina rimbalzasse sulla schiera dell'avversario. Il Luzzi intanto dietro la porta, sull'alto fronte subito il Forte dei Marmi, si fa vedere Marticasas, viene servito, c'è Casari a marcarlo, Maremmani. Il Luzzi ci prova di prima intenzione sull'assist del numero 21, Enrico fa buona guardia, quindi può ripartire Zucchiatti che cerca con lo sguardo i suoi a trovare la profondità per Maxiel, ci arriva prima però Marticasas, ottima la sua copertura, poi la botta di Xavi Rubio deviata dal giocatore del Correggio ma a possesso ancora del Forte dei Marmi. Il Luzzi, Casas non riesce a domesticare la sfera, Maremmani è andato a coprire subito le retrovie per un eventuale contropiede. Previdente qua lo schema del Forte dei Marmi di Orlandi. Tudela ancora, riesce a liberarsi di Maremmani, Gnata devia provvidenzialmente. Qua non perfetta la retroguardia rosso-blu. Tiro intanto dalla profondità di Fantozzi, rientrato in pista. Pallina che finisce addirittura a Tudela dietro la porta. Poi viene sporcata, si ritorna da Fantozzi dunque che prova ancora a cercare la profondità, sbaglia qui nel insistere, quindi 3 contro 2 con Rubio che passa il Luzzi, rientra un po' a fatica qua la retroguardia del Correggio ma non ne approfitta il Forte, qua arriva la stecca di Fantozzi su Rubio, 7° fallo a carico del Correggio, quindi si avvicinano, diciamo, alla luce rossa anche gli avversari del Forte dei Marmi. Che adesso gestisce sfera con Casas che aspetta l'ingresso in pista di Giovannetti che ha lasciato respirare Domenico Illuzzi che è stato tanto in pista in questa partita sia nel primo che in questo secondo tempo. Casas ancora prova a gestirla in mezzo a due, non ce la fa, quindi passa su Rubio l'appoggio, poi Casas prova il tiro, sfortunatissimo qua il numero 18 del Forte, palo e pallina che non entra ma torna fuori. Qua grande tiro qua di Marticasas che si era ritagliato bene gli spazi e i tempi per il tentativo. Quando mancano 7:43. Ma Giulio, forse Casas lo sta cercando anche molto sfortunato stasera. Sì, sicuramente, ma non è l'unica partita in cui non ha avuto molto fortuna, ma del resto il mestiere degli attaccanti è quello lì, ci sono delle stagioni, delle serate in cui anche involontariamente magari uno riesce a segnare e dei momenti in cui invece anche sulle cose più belle o magari su quelle apparentemente più facili o il portiere si supera o comunque c'è sfortuna e così è. Casas deve solo avere pazienza perché chiaramente i suoi numeri nessuno li mette in discussione, quindi avrà tempo per emergere di nuovo come ha sempre fatto. Intanto Correggio che non preme troppo sull'acceleratore, Zucchiatti ha fatto praticamente un intero giro della pista anche subendosi il reclamo di Fantozzi che voleva la sfera al centro dell'area. Qua Errico ci mette una pezza sul tentativo di assist di Giovannetti.
riprende sfera il Forte dei Marmi. Giovannetti in profondità per Casas, che però è partito un attimo in ritardo, infatti va a commettere lui il decimo fallo sul numero 54 Fantozzi. Quindi sirena che squilla per il Forte dei Marmi. Qua Casas inevitabilmente era partito in ritardo e che non si era inteso con il compagno, è andato a forzare un po' il possesso e quindi è andato a tamponare letteralmente Andrea Fantozzi. Vediamo chi si incaricherà di questo tiro diretto, mentre Ricky Ignata va a sistemarsi il casco, ad asciugarsi il casco. Giulio, i tiratori per il Correggio, andando a guardare le statistiche, non sono poi molti. Andrea Fantozzi al 50%, tanto warning proprio per Fantozzi. Diceva che è andato alla Valaustra a beverarsi, che è cosa che non può fare, il portiere può andare ad asciugare il casco, ma i giocatori di movimento devono rimanere al centro della pista. Dicevamo, andando a riguardare i tiri diretti del Correggio, Andrea Fantozzi al 50%, 1 su 2 ne ha segnato, Alvaro Osorio invece 1 ne ha battuto e 1 ne ha segnato, loro diciamo che sono quelli più candidati, infatti è proprio Fantozzi a recarsi sulla pallina. Gli altri, sia Tudela che Thiel, poi hanno fallito i tiri diretti in questo campionato. Dunque 6:41 alla fine della partita, 4-2, ma tiro diretto per il Correggio, se ne incarica Andrea Fantozzi contro Ricky Ignata, tutto è pronto, andiamo a vedere se il giovane giocatore del Correggio andrà a segno. Prova subito il tiro ma va fuori dai pali di Ricky Ignata, che poi in seconda battuta difende bene e dunque pericolo sventato per il Forte dei Marmi, che adesso ha 5 falli da spendere prima di concedere un altro tiro diretto a quota 15 all'avversario. Meno può sorridere il Correggio, che avendo fallito il tiro diretto ne ha 3 e poi per arrivare al decimo. Tanto attenzione, undicesimo fallo di squadra del Forte dei Marmi, che è andato a trattenere la stecca, reclamava anche qualche blu un giocatore del Correggio, però era un po' eccessivo. Sicuramente quota 11 subito lo va a spendere il primo fallo di squadra Xavi Rubio. Quindi Correggio ancora in fase d'attacco con Zucchiatti, pronto a scambiare con Fantozzi. Arriva adesso il tiro del numero 54, rimpallato su Marti Casas, che poi è velocissimo, non se lo aspetta Fantozzi, va a guantargli la sfera, intanto Casas dolorante a terra, ma l'azione prosegue, non si ferma il gioco, lo ferma adesso l'arbitro. Casas si è subito toccato la gamba, Giulio, un po' di preoccupazione. Eh sì, speriamo, che, cioè speriamo in bene, chiaramente, speriamo che non sia nulla di grave, da come sta reagendo probabilmente non è che... Sì, è dolorante, vediamo un po' se riesce comunque a mantenere, sta scutendo la testa, lo vedete anche voi, vediamo un po', no, forse riesce a restare in pista, ma si ha comunque quasi l'impressione, no? Anche indipendentemente da questo incidente, che ancora non sia il Casas a cui eravamo abituati, con quelle ripartenze fulminee, con quella velocità, ce l'ha a sprazzi ma non ancora, un po' come lo scorso anno nella fase dei playoff, delle semifinali, in cui non aveva poi quella continuità di rendimento perché non stava già bene con la pubalgia, che poi si è trascinato fino ad ora, e quindi è quello un po' il limite grosso di un giocatore che nella velocità poi ha la sua arma migliore. Eh sì, abbiamo visto il primo vero scatto di questa serata e subito ha sentito qualcosa che non andava nel muscolo. Speriamo insomma che Marti Casas torni presto al top della forma. Ricordavi effettivamente proprio nei playoff che è sorto questo problema, poi nella finale ebbe poi il suo insomma, diciamo così, il suo evolversi peggiore, perché praticamente giocava Marti Casas stringendo i denti, ma ovviamente non era già al 100%. Intanto qua gli viene servita facile questa pallina, ancora palo, schiena e poi pallina che torna in pista. Marti Casas veramente stasera ha fatto un patto con la sfortuna. 2 pali per lui in questa partita, ma 2 pali clamorosi, questo secondo poi qualcosa di eclatante. Aveva approfittato di un erroraccio in fase di impostazione del Correggio. Nulla da fare per il numero 18 catalano, che tra l'altro presto diventerà pure papà, visto che la compagna è in dolce attesa. Intanto Maremmani non riesce a far filtrare la pallina per Casas, quindi può ripartire il Correggio con Tudela, tu per tu con Ricky Ignata, ci mette il gambale il portierone del Forte dei Marmi, però ancora sfera domesticata dal Correggio con Fantozzi dietro porta, tenta il numero su Xavi Rubio, non riesce a superarlo, quindi cerca un compagno, trova solo Maremmani, poi Osorio va a recuperare la sfera, ancora però troppo banale la conclusione, soprattutto per superare uno come Ricky Ignata. Giovannetti intanto, lui sì che può scattare, si è preso la briga di correre di pattinare sulla corsia di destra. Casas è andato a fare un po' il perno centrale proprio perché a livello di corsa
e di spinta non ne ha forse più molta. Maremmani dalle retrovie, il giocatore più arretrato, prova lo scambio, bello questo lo schema, ma intercettato da Osorio. Era una triangolazione tra Maremmani, Casasse e Giovannetti. Giovannetti doveva fare il termine ultimo di questo triangolo. Intanto Rubio dalla distanza prova la diagonale, Errico con la spalla praticamente a deviare, mentre Pablo Jara chiama un time out per i suoi. La pallina sta filata dalla distanza, rimbalza contro la rete, torna in pista, nessun problema però per Richignata, non c'era nessuno in area. Intanto qua Casas manca di un soffio, l'appuntamento con la sfera, viene fischiato fallo perché è gioco pericoloso davanti al portiere, e quindi si va con il time out chiamato dal Correggio. Correggio che comunque, come ha dimostrato in praticamente tutte le partite in questo campionato, Giulio, tranne la sfida appunto con il Follonica un mese fa, è sempre lì, sempre pronto a dire la sua e a tenersi in partita, nonostante per il momento i punti in classifica siano solo 3 e premino poco la squadra emiliana. Eh no, ma infatti quello, cioè l'eccezione non sono state le altre partite, è stata la partita con il Follonica, che probabilmente ha avuto delle dinamiche particolari, perché il Correggio è questo, nel senso una squadra che anche se non riesce a vincere però riesce sempre a stare attaccata al risultato, e questo è fondamentale perché poi delle volte va male, ma delle volte poi nell'arco di una stagione va anche bene. Quindi l'importante per una squadra come il Correggio, che chiaramente ha come obiettivo primario la salvezza e in seconda battuta diciamo un eventuale ingresso nei play off preliminari, però è chiaro che restare sempre in partita è vero che può essere frustrante quando uno perde, però è anche vero che insomma fa capire che la squadra c'è e quindi ci deve credere, ecco, come infatti sta facendo. Allora torniamo in pista al termine di questo time out, 4-2 il risultato al 20:52, quindi meno di 5 minuti alla fine di questa partita. 11-7 i falli di squadra che vedono maggior carico sulle spalle del Forte dei Marmi, ma meno 3 dal concedere il tiro diretto all'avversario è il Correggio, ricordiamo a quota 10 e poi 5 alla volta si concede il tiro diretto all'avversario. Il Correggio ha fallito la sua occasione con Andrea Fantozzi poco fa, e intanto il Forte dei Marmi dietro porta con Xavi Rubio, cerca e trova Pedro Gil nelle retrovie che poi scambia con Maremmani. Si scambiano la posizione Gil e Rubio ed è proprio Rubio a trovare sfera al limite praticamente della metà pista. Maremmani, si fa vedere Giovannetti intanto in profondità, e intanto Gil a posto di Marti Casas, che effettivamente qualche problema fisico lo deve avere. Perde sfera però il Forte dei Marmi, Osorio quindi può cercare di imbastire l'azione del Correggio facendo tutto da solo in realtà. Arriva addirittura al tiro, respinge Gnata, ma la pallina va sulla stecca di Tudela, anche ora tiro di Tudela. Poi senza troppi complimenti Gil contro la Valaugusta, riprende sfera lui. Gil ancora braccato dal blocco di Zucchiatti, ma non c'è fallo, effettivamente è andato più lui sul giocatore che il giocatore a commettergli un blocco irregolare. Tudela non trova lo specchio della porta, dunque Rubio ancora, riparte il Forte d'Armi che è già sul lato fronte con Pedro Gil, che chiama in causa Giovannetti, il più arretrato dei rossoblù. Ancora Pedro Gil, Giovannetti. Pedro Gil si fa vedere alla destra del giovane Forte Marmino, non viene servito, viene preferito Rubio, si ragiona ancora sulla linea di metà pista cercando uno scatto, un taglio in aria che però non avviene. Ancora Pedro Gil dalla distanza, Giovannetti, Pedro Gil ancora, molto alta la linea difensiva del Correggio in questo caso, potrebbe approfittarne anche il Forte dei Marmi con qualche taglio. 12 secondi, Pedro Gil va su Rubio, mancano ormai pochi secondi alla fine dell'azione, Rubio perde sfera senza troppi problemi e quindi il Correggio, pericolo scampato, senza neanche un tiro, va Zucchiatti. Si fa vedere Max Thiel, cerca un assist un po' troppo irruento per essere appetibile per il tedesco. Questo invece era molto più pericoloso, ma non arriva alla girata, anche che braccato da due difensori del Forte dei Marmi, che recupera sfera con Giovannetti. Pedro Gilli in profondità. Ancora Maremmani, ragiona ed è con cautela il Forte dei Marmi, che non vuole lasciare al Correggio alcun spiraglio per un contropiede che già nel primo tempo aveva dato prova a essere il punto di forza della squadra emiliana. Non si capisce qua Pedro Gil con Maremmani, pallina che sfila nelle retrovie emiliane e dunque può ripartire il Correggio ancora con Osorio, un po' il regista assoluto della squadra di Jara, braccato da Pedro Gil. Scambia con Zucchiatti, Pitano che praticamente ha fatto tutta la partita in pista, Giulio, un Highlander per questa squadra.
Osorio scambia con Tudela, con Max Thiel, scusate, che è entrato al posto di Tudela. Maremmani, Pedro Gil ha davanti a sé Tudela, si propone Giovannetti, viene servito, c'è Max Thiel su di lui ma va dietro porta, aspetta Maremmani, lo fa sfilare alle sue spalle, poi prende sfera lui, braccato però dal raddoppio, perde sfera Maremmani. Osorio dunque 3 contro 2, va Zucchiatti, tenta l'assist a servire Osorio ancora, arriva Max Thiel a rimorchio, poi Ignata lancia in avanti, un assist perfetto per Pedro Gil, Pedro Gil e Giovannetti, e poi il clamoroso errore, come diceva prima Giulio Arnolieri, certe volte si sbagliano le cose più semplici, qua era praticamente un gol servito, un po' come questo, che Max Thiel non riesce ad impattare con la sfera, ma ancora correggio in avanti con Osorio, stavolta però è rientrata la difesa di Savi Rubio che raccoglie sfera e la porta in avanti. Prima era stato Giovannetti a non arrivare sulla sfera. Intanto finisce qua la partita, volati questi ultimi 4 minuti. Forte De Marmi che quindi si aggiudica 3 punti importanti, 4-2 il risultato finale. Partita che non ha, Giulio, dato esiti clamorosi, non ha visto giocate clamorose, ma è una partita di sostanza per la squadra di Orlandi, insomma, che ha rotto il ghiaccio dopo un mese di assenza dall'occhio giocato. Sì, ma infatti cioè, è chiaro che uno può dire ma come, cioè, ha vinto solo 4-2, però intanto i meriti del Correggio, ripeto, qualcuno se aveva visto soltanto quella partita con il Follonica ha sbagliato, perché c'erano state quelle precedenti in cui aveva fornito prove di questo genere. E poi è chiaro che dopo un mese di stop non è facile riprendere. E paradossalmente, fosse stata una partita forse con un'altra squadra di alta classifica, la testa sarebbe stata diversa. Così comunque il Forte Remarmi ha ottenuto quello che voleva, i 3 punti, e sabato prossimo ci sarà invece una partita di ben altro spessore, perché arriverà il Follonica qui al palazzetto dello sport di Vittoria Puana. Da Giulio Arnolieri è tutto, una buona serata, di nuovo un saluto a Fabrizio Ercolini. E sì, salutiamo l'amico Fabrizio Ercolini e anche ringraziamo la regia e il coordinamento di Giuseppe Nardini e Simone Polacci, anche da Gabriele Buffoni è tutto, ricordiamo il risultato 4-2 del Forte De Marmi, andiamo a ricordare anche magari le marcature molto rapidamente, nel primo tempo il Luzzi al 14-32, Maremmani il raddoppio del Forte De Marmi a 15-04, Osorio accorcia al 18-31 e poi Giovannetti chiude sul 3-1 la prima frazione al 19-18 del primo tempo. Nel secondo tempo il gol subito di Osorio dopo 48 secondi e poi la risposta finale che ha sancito il 4-2 di Elia Cinquini al 5-48. Dal Palasport di Vittoria Puana è tutto, arrivederci, alla prossima.